Residence degli Ulivi, l'incanto della natura per chi vive in città. Telefono 0962 964192 348 0117609. Pino Masciari con la moglie Marisa e i due figli è stato ospite ieri pomeriggio a Reggio Calabria per portare la sua testimonianza ai cittadini reggini. L'imprenditore edile calabrese è sottoposto a programma speciale di protezione dal 1997 per aver denunciato la criminalità organizzata. A promuovere l'incontro, che si è svolto presso la biblioteca del Palazzo della Provincia, il Comitato Amici di Pino Masciari di Reggio Calabria. È stata presentata la prima conferenza regionale sull'immigrazione che si svolgerà martedì 2 e mercoledì 3 dicembre a Cosenza. La legge sull'accoglienza fortemente voluta dal presidente Loiero, ha dichiarato l'assessore regionale alle politiche sociali Mario Maiolo, è stata molto apprezzata a livello nazionale ed internazionale. Questa prima conferenza regionale sull'immigrazione vuole essere il seguito, la conseguenza di questa legge. Corruzione e 'ndrangheta sono lo stesso problema. La linfa vitale della criminalità è proprio la classe dirigente corrotta. E quanto ha dichiarato Luigi De Magistris, europarlamentare di Italia dei Valori, intervenendo a Siderno all'incontro Focus sulla Locride, le tante facce della legalità. All'incontro hanno preso parte anche il vicepresidente della Commissione Antimafia, Luigi De Sena, e l'imprenditore Pippo Callipo, candidato alla presidenza della Regione Calabria. Con la posa della prima pietra benedetta da Monsignor Tonino Staglianò, vescovo di Noto, si è dato ufficialmente il via alla realizzazione del centro polisportivo Alere Flammam a Isola Capo Rizzuto, una struttura fortemente voluta da Don Edoardo Scordio, parroco della comunità. Nel corso della manifestazione c'è stata anche l'inaugurazione della statua di Rosmini realizzata dall'artista Domenico Greco e momenti ricreativi come il concerto di Tosca. È stato avviato l'iter per un gemellaggio tra la città spagnola di Zamora e Reggio Calabria. L'occasione è stata la visita del Gran Priore d'Italia del Sovrano e Imperiale Ordine di San Costantino il Grande, Giuliano di Bernardo, a Palazzo San Giorgio per l'investitura di nuovi cavalieri e dame. L'ordine, rappresentato dal principe Sergio Jesus, primo paleologo vassallo, è un'organizzazione cristiana neutrale e apolitica. Sarà il regista Gianni Amelio ad inaugurare domani l'anno accademico della Facoltà di Lettere dell'Unical di Cosenza. Il regista, insieme al preside della facoltà Raffaele Perrelli e il presidente del corso di laurea magistrale in linguaggi dello spettacolo e del cinema Roberto De Gaetano, alle 16.30 terrà un incontro dal titolo Cinema e Paesaggio Meridiano. Seguirà la proiezione de Il ladro di bambini. Mercoledì invece sarà presentato il volume I film di Gianni Amelio di Antonio Vitti. A Cosenza si respira già aria natalizia, tante le persone che, malgrado la serata fredda, ieri hanno deciso di fare una passeggiata, forse spinti dalla possibilità di fare shopping, visto che i negozi sono aperti per tutto il periodo natalizio, anche di domenica. E per la gioia dei bambini, Babbo Natale è arrivato in città con la slitta, trainata da un'arenna poco nordica, ma che ha ugualmente affascinato grandi e piccini. Weekend più che positivo per le squadre calabresi, che portano a casa 4 vittorie su 5 incontri. In Serie B, impresa storica del Crotone, che espugna l'Olimpico e batte Granata per 2-1. Marcatori Petrilli e Bonvissuto, gol della bandiera del Toro firmata da Bianchi. La Regina travolge il Brescia al Granillo per 4-0, con doppietta di Pagano e reti di Cascione e Lanzaro. In prima divisione il Cosenza perde per 3-1 a Ravenna, mentre in seconda divisione il Catanzaro vince per 3-1 col Siracusa ed è sempre a +5 dalla Cisco Roma. E la Vibonese batte il Gela tirando un sospiro di sollievo.